In compagnia di Nestor, De Nobraino, nuovo tour, nuovo album, nuova etichetta. In una intervista precedente avete parlato di un rapporto controverso con l'etichetta in generale. Come si colloca la Warner in questo contesto? Con la Warner abbiamo appena iniziato a lavorare, quindi ancora è un po' presto per esprimere un giudizio. Hanno pubblicato un disco che era già pronto, adesso c'è un percorso che vogliamo fare insieme, provare a crescere, vediamo come va. Pensi che questa scelta abbia dei riverberi sul pubblico, però in generale poi, come pensi che sia cambiato, se è cambiato il pubblico dagli esordi fino ad adesso? Ah, come è cambiato il pubblico? Sì. Boh, non lo so, è una domanda complessa. Io credo che comunque, poi dopo si vedrà, credo che le etichette major ci lasciano, a noi ci sta lasciando molto spazio la Warner, più o meno facciamo quello che troviamo abbastanza opportuno fare, senza grandi limitazioni. Magari le storie che sentivamo in passato erano diverse, io credo che adesso lasciano più fare perché hanno visto che c'è una naturale tendenza degli esseri umani a cooperare per essere produttivi, quindi se stai troppo sopra magari, ma sì, cioè dai solo fastidio. Può essere una interpretazione, però come dico è presto adesso per dire queste cose. Sì, sì, no. Comunque i vostri spettacoli sono sempre caratterizzati da una certa dose di eccentricità, allo spettacolo, giochi. Cos'è per voi però lo spettacolo in sé? Ah, lo spettacolo. Lo spettacolo. Cioè il concetto spettacolo. L'idea platonica di spettacolo. Allora dice, io vado e faccio spettacolo. Io credo che bisogna divertirsi. Deve essere qualcosa che diverte, quindi al latino ti fa cambiare un po' percorso, ti prende e ti porta sempre da un'altra parte, ti fa cambiare strada improvvisamente, quello è abbastanza divertente, forse questo è un tratto tipico dei nostri live. E sempre a proposito della spettacolarità dei live, comunque si unisce una leggerezza delle azioni a dei testi alle volte che proprio leggeri non sono. Cioè, è una scelta dovuta a cosa questa? Ma perché cioè questa scelta? Perché leggerezza delle azioni? Nel senso, uno spettacolo basato su salti, ballate, bolle di sapone, sul giocare sul palco. Il giocare sul palco contrapposto a un testo non propriamente leggero alle volte. Cioè, è una scelta puramente stilistica o dovuta a un'idea, qualcosa? Ma credo che sia un criterio estetico, cioè deve essere, oltre che deve essere bella la cosa, e questo è il nostro, cioè noi proviamo a fare cose belle, secondo me è bello da vedere un certo tipo di spettacolo, un certo performance, è bella, quindi ci facciamo guidare da questa cosa qui, per i contenuti, e poi insomma abbiamo anche... C'è una certa profondità anche in testi, cioè sì, questa sì, non manca. Se ci sono magari anche delle influenze. I testi li scrive Kruger, sì. Poi dopo Kruger, per come lo conosco io, è un tizio che macina un po' tutto. Cioè, ascolta, guarda in giro, si fa le sue esperienze, poi in qualche modo ti ritrovi certe cose, te le ritrovi in un testo, magari uno o due anni dopo, rinfilato in altro modo, dici guarda questa l'avevo già sentita. Quindi sì, è tutta una cosa che viene macinata. E rimuginata. Volevo sapere una curiosità sul pezzo di Endorfine. Comunque ha un sound particolare rispetto all'album. Cioè, dal vivo, te dici? Sì, no. Anche, cioè comunque ha una, secondo me un impatto diverso rispetto agli altri brani dell'album. Ah, ok, quello sul disco. Sì. Perché? Cioè, nel senso, come si Come siamo arrivati qua? Ma è stata una cosa che ha fatto Manuel Fusaroli, il produttore artistico del disco. Noi avevamo un sound e il testo era diverso, era un altro testo che non c'entrava assolutamente niente, c'era la melodia di voce, poi il testo è stato cambiato all'ultimo momento, gli ha mandato il file, lui era in Messico, gli ha registrato il file di voce, gliel'ha spedito e ha fatto il lavoro lì, l'ha fatto Emanuele Fuseroli. Noi dal vivo la proponiamo in un'altra veste che secondo me è meglio.
quando viene bene è molto divertente, sì, sì. D'altra curiosità, poi essendo in un carcere viene facile parlare di Michè. Perché la scelta di introdurre una nuova testimonianza della morte di Michele? Questa è una roba più da Kruger. Esatto, sì. Più da Kruger. Infatti ho detto, ma perché devi andare a rompere i coglioni a De André? Poi dopo ripensando si è detto, ma rompiamo i coglioni a De André, che sono l'intoccabile, il dittatore di tutti i cantautori, no? Una scelta coraggiosa. E allora dai, ci proviamo. È chiaro che prendiamo poi dopo il rinculo di questa mossa, però dai, è carino come brano. Sì. Poi personalmente ho apprezzato molto la scelta di fare un pezzo con una modalità interattiva con i ragazzi di Taranto, ma quello più che altro che mi incuriosiva era il perché, come nasce l'idea di toccare un tema particolare come quello dell'Ilva e di Taranto. Siamo stati là e abbiamo visto, noi sentivamo questo come un eco atavico dell'inquinamento, l'Ilva di Taranto, lo senti per i media, per quello che leggi la mattina sul giornale, almeno noi avevamo questa idea qui, poi non seguiamo tutte le sciagure del mondo, no? Però quando siamo stati là è stato talmente evidente, anche dal punto di vista visivo e olfattivo, lo schifo e l'inquinamento, lo schifo che hanno fatto, che ci sono girate le scatole. E allora abbiamo buttato questa idea qua, l'ha fatta Kruger, ha detto su Facebook, di scrivere, scrivete voi il testo, e ho detto verrà una cagata colossale, invece mamma mia, è venuta proprio bella, secondo me, guarda, siamo super fighi. Ma anche musicalmente l'abbiamo buttata su in 3 giorni e secondo me c'è un bel sound, dopo andrebbe rifinita, se la mettiamo sul disco sicuramente ci mettiamo mano dal punto di vista musicale, ma prende bene, insomma, se è piaciuto. E per quanto riguarda il contesto attuale, contemporaneo, musicale, italiano, anche non, c'è qualcosa, cioè, che ne pensi? Ma poi c'è qualcosa, qualcuno che apprezzi più o meno? Sì, sì, ci sono un sacco di band. Cosa, contemporaneo. Contemporaneo di ragazzi che suonano? Sì, sì. Ci sono... le due band che io preferisco adesso, che sono amici, sono Duo Bucolico di Rimi, mi fa morire da ridere, tra l'altro hanno un bel disco, è chiaro che loro vengono dall'indie, più indie in assoluto, cioè proprio dall'osteria vengono, e adesso hanno fatto l'ultimo disco che si è dato un tono, tra l'altro abbiamo suonato anche io, Kruger e Barba, e mi piacciono un sacco, fanno degli spettacoli dal vivo che sono proprio di altissimo livello, e poi mi piacciono i Cazzo, il Cuzzo di Roma, un grandissimo live, una voce strepitosa, Gabbianelli, il cantante. Una scelta comunque sempre puntata su live. Sì. Beh, adesso la musica, dai, è così. Vive di live. Cioè adesso si sta vedendo sempre di più il musicista, al di là della tecnica dal vivo, quindi che aiuta bene. Un bel po', però cioè, il musicista che comunica, l'artista che performa dal vivo. Quindi il cambiamento nella scena musicale ha portato del bene, fondamentalmente. Sì. Cioè non c'è più la parte discografica, cioè, io non so se è un bene o un male, però poi alla fine sì, la musica c'è sempre, quindi si è un po' trasformata. E ultima domanda, progetti futuri dopo la fine del tour, che avete in mente? Ci piacerebbe fare un altro disco, già da ottobre, non sappiamo se riusciamo a trovare i tempi per farlo. Ci sono delle buone idee, comunque entro 2 anni dobbiamo farne un altro sicuro, volevamo farlo subito a ottobre perché è bello, è liberatore, fare dischi anche subito, con i figli, è meglio farli subito, 20 anni. Ok, grazie mille. Prego. E sul muro di Berlino abbiamo...